Direttamente dalla cameretta magica, oggi, primo di aprile, da Amazon mi è arrivato un pacco. Comunque, adesso prendiamo la zaccagna e passiamo all'unboxing. Che cosa ho preso? Il CD musicale di Edoardo Bennato, l'album Sono solo canzonette. In pratica l'ho pagato intorno alle 10 euro. Comunque anche Edoardo Bennato è uno dei miei cantanti preferiti. Di album ho anche l'album Burattino senza fili, che ce l'avrò disperso da qualche parte. In pratica di canzoni contiene, dalle più famose, Il rock del Capitano Uncino, Nel covo dei pirati, L'isola che non c'è e Sono solo canzonette, tra i brani più famosi. Comunque è un cantante. Questo album comunque lo consiglio di acquistarlo. È un album che consiglio dai 6 anni in poi. Quindi se avete figli, nipoti, cuginetti, eccetera, che hanno una fascia di età dai 6 ai 12, anziché ascoltasse le canzoni di Me contro te, che non valgono assolutamente niente, fategli ascoltare questo album. Tanto le canzoni le trovate pure su YouTube. E consiglio anche l'acquisto dell'album Burattino senza fili, che è veramente stupendo. E poi pure ai più grandi. Anche questo è un cantante che consiglio anche ai più grandi, dai 14-15 anni in poi, al posto di sentirsi molti di questi cantanti di oggi che non valgono assolutamente nulla. Comunque, ora vedo quanti. Allora, in pratica, il CD dove si può rimediare? Si può rimediare tranquillamente su Amazon, che su Amazon costa 10,90 euro, però diciamo che come prezzo ci può stare. E poi lo potete trovare anche alla Discoteca Laziale a Roma, che costa intorno alle 10 euro. E poi la Discoteca Laziale di Roma vende pure online e la spedizione non costa nemmeno 2 euro, quindi con meno di 12 euro ce lo avete. Quindi, che dire? Beh, comunque questo album lo consiglio, di Edoardo Bennato, insieme all'album Burattino senza fili. Anche quello, anche che ne so, pure che ne so, meglio ascoltarsi l'album Burattino senza fili che sentisse i brani di Me contro te, perché quell'album è pieno di significato e poi le canzoni sono pure abbastanza facili da capire. Poi pure perché hanno pure un po' di ispirazione, mentre i brani di Me contro te non hanno nessuna. L'ispirazione dei brani di Me contro te di molti cantanti di oggi sono pari a zero. Che altro c'è da dire? Niente, ci vediamo alla prossima.